Buonasera, sono Michele Principe e organizzo escursioni sul Gargano. Dunque, la domanda che volevo fare era questa, assessore, presidente, in questi termini. È possibile immaginare di organizzare un vademecum come questo, che trovo interessante, delle attività che si possono al momento espletare sul nostro territorio, dopo averle, tra virgolette, certificate, cioè che ci sia un'attività con un referente che possa essere fruito insieme, logicamente, anche perché diciamo l'albergatore dovrebbe raccontare di Manfredonia che si può fare cosa, dove, come e quando. Sentiamo delle volte delle strane risposte, forse di parte, che si dice che c'è poco da vedere a Manfredonia, poi intanto sentiamo degli elenchi, ma li sentiamo, ne sentiamo parlare, ma esiste un supporto cartaceo che in quella circostanza si possa dare al turista per poterne usufruire? Magari, come dire, un allegato che volta per volta... La stiamo già facendo. Perfetto. Quindi diciamo che la novità diciamo anche di quest'anno per la rivista non sarà soltanto la rivista del Carnevale, ma sarà la rivista della città di Manfredonia nell'occasione di Carnevale. Quindi diciamo che avremo in elenco tutti i ristoranti, tutti i bar, dove con una breve descrizione rappresenteremo e cercheremo di differenziarlo rispetto agli altri. Quindi ognuno racconterà della peculiarità, suddiviso ristorante, bar, servizi, eventualmente anche locali notturni. Quindi la città che vive, che sarà distribuito negli alberghi. Poi naturalmente il sito ha una sezione che si chiama attività, dove verranno caricati i dati di chiunque voglia fare attività sul territorio. Naturalmente la parte cartacea è importante, perché è importante nella misura in cui venga distribuito non solo a Carnevale, però è un prodotto che dovrebbe essere omnipresente nelle varie strutture. Di caricare i dati sul sito, perché il sito diventa il primo punto d'appoggio per ricercare notizie, quindi attività, servizi, ristoranti, tutto quello che vi invito a caricare i dati, a fare in modo... Le modalità quali sono? Matteo, scusami, così se mai approfittiamo. Devono inviare una mail a info@visitmanfredonia.it con almeno 3 foto, una descrizione dell'attività e i contatti. Perfetto, in modo che Matteo, se vuoi ripetere come fare... Per tutte le attività presenti. Per tutte le attività, presenti. Già c'è la questione che poneva Michele, già è sul sito, c'è una sezione nel menu in alto che si chiama attività. Noi abbiamo già chiesto più volte, purtroppo con poco successo, abbiamo bisogno di almeno 3 fotografie dell'attività, una breve descrizione e i contatti, perché il sito è molto visitato, abbiamo dai dati un buon riscontro, anche perché abbiamo lavorato bene su Rimini e nelle fiere di settore, c'è molta attenzione su Manfredonia, soprattutto per quel che concerne le attività, agitazione, trekking e quant'altro. Quindi il caricamento dei dati avviene quasi in tempo reale, quindi nel giro di 24 ore troverete la vostra attività sul sito. Volevo completare l'intervento era in questi termini. Mi domando e domando, l'Agenzia del Turismo, visto la grande opportunità che offre, cioè qui si parla di gratuitamente di essere su una piattaforma, e come mai poca presenza di quelli che sono i rappresentanti di Manfredonia, all'esca per il sorriso, io ho colto la provocazione di giovani futuri imprenditori che si meravigliano, io so il perché, capisco il perché, però l'agenzia ha fatto quello che è nelle sue possibilità, magari anche spingendo un po' la mano, per far sì di far comprendere alla popolazione di questa grande opportunità. Cioè, gli altri dicono che è una cosa fantastica, però le adesioni non mi sembrano. Questo dobbiamo lavorare anche in questo senso. Il cambiamento non può essere tutto. Era una domanda che vi ponevo, perché sembra un po' che non si sappia di tutto quello che. O non si vuole sapere. È una provocazione che ti devo dire. Grazie. Spero che